Il sindaco di Scicli si dimetta. Questo è il diktat con cui si apre il comunicato stampa del PD Sciclitano, diramato dopo l'ultima riunione alla presenza di Nello Di Pasquale. Riunione urgente per discutere le decisioni politiche da assumere sulla crisi di governo in atto a Scicli. Nella nota leggiamo che il PD ha deciso di rimanere dove è stato finora, ovvero all'opposizione, continuando ad essere pronto al dialogo laddove si ravvisi l'esclusivo interesse per la città e aperto verso quanti si riconoscano nei valori del PD e del centro-sinistra. Quindi, per chi pensava che dietro la rottura tra cittadini per Scicli e il sindaco ci potesse essere un tentativo per far entrare in giunta il Partito Democratico, la risposta del PD è chiara. E alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni, dunque con la fuoriuscita di Cittadini per Scicli dalla maggioranza e le conseguenti dimissioni dell'assessore Giorgio Vindigni, i Dem invitano il primo cittadino a prendere atto che la sua maggioranza non c'è più e che il suo progetto è fallito, e a risolvere subito la crisi politica. Se la crisi non si risolverà al più presto, garantendo stabilità politico-amministrativa alla città, si legge ancora nella nota, sia pronto a dimettersi per ritornare democraticamente a nuove elezioni. Se questo consiglio non fosse preso in considerazione, il PD valuterà la possibilità di sottoscrivere un'eventuale proposta di mozione di sfiducia, ma solo come 12ª firma. Ma il PD è all'opposizione perché ha perso le elezioni 2 anni fa e rimarrà sicuramente all'opposizione. Quello che c'è da dire è che la crisi dell'antipolitica in Italia, che fa fatica a governare, probabilmente la stiamo vedendo anche a Scicli, cioè questi movimenti civici nati dalla protesta arrivati al governo della città fanno fatica, tant'è che hanno perso Scicli Bene Comune un anno fa, adesso addirittura Cittadini per Scicli, che con Giorgio Vindigni aveva la delega al bilancio, è uscita dalla maggioranza, quindi un'amministrazione che perde pezzi e che deve prendere coscienza di quello che sta accadendo e della situazione politica che abbiamo. E questa giunta, malgrado il sindaco si sia sempre autocollocato a parole a sinistra, non è mai stata di sinistra in niente, soprattutto dopo l'uscita di Scicli Bene Comune dalla maggioranza. La sinistra si declina con il dialogo, l'ascolto, la partecipazione e tanta pazienza, non con una rabbiosa autarchia solitaria e arrogante. E proprio la sinistra deve ritrovarsi dopo questo momento di crisi. Il centrosinistra di Scicli deve preparare a vincere la prossima tornata elettorale. È formato sicuramente dalle formazioni storiche, cioè dal Partito Democratico di Scicli e da Scicli Bene Comune e da chiunque, dai partiti, dai movimenti e dalle singole persone che si riconoscono nei valori del centrosinistra.